One Way Out. Perché questa iniziativa del gruppo della Lega Gubbio, questa raccolta firme? Beh, stiamo facendo una raccolta firme per evidenziare un problema molto sentito nella frazione di Mucaiana, ma in tutte le frazioni eubine, quella della raccolta dei rifiuti. Abbiamo qui un'indecenza veramente impressionante che evidenzia due problematiche soprattutto. Una è un'indecenza visiva, perché vediamo questi contenitori di immondizie stracolmi, con sacchetti di tutte le tipologie ai piedi dei contenitori, addirittura vetro, gomme, tutto e di più, e che evidenzia quindi un'indecenza in questa frazione come in altre frazioni. E in più è anche una questione anche igienica sanitaria, perché poi questi sacchetti, stando all'aria, acqua, sole e altro, emanano dei cattivi odori e in più diventano pericolose anche per la salute. E poi tenendo conto che, per esempio, qui vicino, e mi piacerebbe che lo riprendesse, proprio nel piazzale principale della frazione di Mucaiana, dietro la chiesa, a fianco l'ufficio postale e addirittura vicino alle scuole, è un'indecenza impressionante. La Lega, oltre che fare una raccolta firma ed evidenziare, come sempre propone anche le soluzioni, perché noi, quando evidenziamo un problema, proponiamo anche le soluzioni. La soluzione è quella di aumentare assolutamente i contenitori, che sono fortemente insufficienti, aumentare la raccolta e quindi la frequenza nella raccolta, e perché no? Utilizzare delle isole ecologiche protette, dove tu vai a mettere i rifiuti che sono fuori dalla vista di tutti. E se non basta, che è una questione anche di negligenza dei cittadini, perché no utilizzare anche delle telecamere per colpire coloro che infrangono le leggi? Ci tengo a ringraziare moltissimo i nostri tesserati di Mucaiana, che hanno organizzato questa manifestazione, questa raccolta firme. In particolar modo Roberto e Aurelio, che si sono adoperati anche fisicamente per la raccolta stessa. Faccio parte della Lega Gubbio e sono residente nella frazione di qua in Mucaiana. Questo è, non so neanche se chiamarlo schifo, questo è quello che siamo costretti a vedere tutti i giorni. A un passo dalla scuola, lì c'è la scuola, qui c'è un campettino dove giocano i bambini. Questo è quello che i residenti di Mucaiana si trovano tutte le mattine da un anno e mezzo a questa parte che vivo qua io, e un anno e mezzo a questa parte che troviamo questa immondizia. Non ci sono cassonetti necessari per portare via tutto il vetro è per terra, quindi i bambini magari anche sono costretti a giocare o a trovarsi in mezzo a questo vetro qui. Se si rompono è pericoloso. Esatto, molto pericoloso. Tra l'altro è un problema che si crea estate e inverno. In estate arrivano i topi, arrivano le immondizie, problemi igienico-sanitari a non finire, puzzano, l'odore. Qui addirittura abbiamo materiale che è cancerogeno, perché questo è cancerogeno, queste gomme andrebbero smaltite. Io posso anche capire, forse l'inciviltà anche nostra, mi ci metto anch'io, della gente che viene a buttarlo, però presumo che chiudere un pochino e una telecamera videosorvegliata dove possa creare, fare un deterrente per questo schifo che siamo costretti a vedere tutti i giorni, sarebbe meglio. Sono residente di qui a Mucaiana e c'è questa problematica della raccolta dei rifiuti, che io la vedo qui nel piazzale antistante della chiesa di Mucaiana, dove ci sono delle scuole anche vicino, e ci sono i bambini che, quando passano nel piazzale, si trovano sempre anche rifiuti per terra, ci sono vetri, c'è di tutto e di più. Quindi volevamo sensibilizzare una raccolta migliore sia nella zona di Mucaiana che in tutte le frazioni qui vicine, perché non si può andare avanti con dei rifiuti che stanno appoggiati per terra e quando tira il vento o c'è tempo brutto si trovano sacchetti che volano da tutte le parti. Mi sembra una cosa un po' impensabile arrivati nel 2018, quindi volevamo sensibilizzare questa situazione.